dice la buonasera, eccoci alla ripresa, il nostro incontro che ci invita a riflettere sulla parola di Dio e sugli avvenimenti che riguardano i nostri giorni. E quindi quest'oggi noi parleremo di un profeta, il profeta Elia, affronteremo un argomento di storia. Della nostra patria, che è appunto l'Italia, ma soprattutto noi ci fermeremo a riflettere sulle letture della messa di questa seconda domenica dell'Avvento. È il 5 di dicembre che cade quest'anno, la seconda domenica di Avvento. Accanto a me c'è un'alunna eh, una della scuola cattolica Santa Lucia, Aurora la quale frequenta la seconda media e quest'oggi presta la sua voce a Gesù per far udire la sua parola. Ascoltiamola. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno un germoglio sponderà dal tronco di esse. Un vilgurto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo Spirito del Signore. Spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia e miseri e prenderà decisioni eque. Per gli umili della terra. Percoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. La giustizia sarà fascia dei suoi lombi, e la fedeltà cindura dei suoi fianchi. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, il leopardo si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e l'angello pascoleranno insieme e un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orso pascoleranno insieme. I loro piccoli si sdraieranno insieme. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattande si trastullerà sulla buca della vipera. Il bimbo metterà la mano nel covo del serpente velenoso. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. In quel giorno avverrà che la radice di esse si leverà a vassillo per i popoli. La nazione, le, le nazioni le cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Bene così. Mi pare, miei cari amici, che abbiamo delle espressioni che ci fanno pensare nella profezia di Isaia al ritorno del paradiso terrestre. Infatti, si dice della mucca e l'orsa che pascoleranno insieme, il vitello e il leoncello, anche loro, il leopardo e il capretto, cioè. Nessun animale sarà più feroce, non ci sarà più inimicizia tra gli animali. Tutto questo diventa simbolico per dire che sulla terra ci sarà la pace, e questo è il dono che porterà il Messia, questo germoglio del, come virgulto della radice di esse, e quindi il profeta ci indica nel futuro quella che possiamo giustamente chiamare l'attuazione del regno di Dio che è il regno di pace e regno di verità. Questa visione del futuro, una visione molto dolce, una visione incantevole, è anche una visione che ha dato lo spunto ai pittori per raffigurare Gesù nella sua regalità, quando per esempio dice la giustizia sarà fascia dei suoi lombi e la fedeltà cintura dei suoi fianchi, è come se noi vedessimo con i nostri occhi il bambino Gesù, per esempio raffigurato nelle icone bizantine della Madonna dell'Elemosino, della Madonna dell'Itria anche in altre immagini dove c'è Gesù è raffigurato proprio così come lo descrive il profeta Isaia. Ma questo testo è anche molto prezioso perché ci dice come noi dobbiamo poter vivere. Infatti dice in questa maniera, dice così. Giudicherà con giustizia i miseri. E dice ancora, non giudicherà secondo le apparenze. Sta parlando di Gesù. E dice che non si giudica in maniera faziosa, in maniera partitaria. Cioè prendendo partito a vantaggio di uno e a danno di un altro. Non è in questa maniera che bisognerà giudicare. Invece dice che prenderà decisioni notate per gli umili della terra e dice che il violento sarà percorso con la verga della sua bocca. Il che vuol dire che la parola del Messia, la parola di Gesù, è una parola tanto potente da essere in se stessa motivo di giudizio e di condanna. Non c'è quindi una violenza che viene esercitata, ma c'è invece un dono, il dono della parola che aiuta, che sostiene. Infatti dice poco più avanti in questa maniera, dice che la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque. Ricoprono il mare. Ora, se noi ci riflettiamo, miei cari amici, è proprio questo che manca. Manca la conoscenza del Signore. Di fatto, vi sono tante persone che o non conoscono nulla delle cose di Dio o ne hanno una conoscenza puramente infantile, in ogni caso del tutto insufficiente per la loro vita. E invece è molto bello pensare a questa profezia: la conoscenza del Signore riempirà la terra come le acque ricoprono il mare. E grazie a chi avverrà questa diffusione della conoscenza del Signore? Dobbiamo dire che avverrà grazie ai collaboratori che Dio sceglie. Ed ecco i profeti. Questa sera parleremo del profeta Elia. Ed ecco gli apostoli, ed ecco i successori degli apostoli, i vescovi, e con loro i sacerdoti, i religiosi, i frati, i monaci, le monache. Ogni cristiano, se cosciente della sua identità di cristiano, sarà uno che collabora perché la conoscenza del Signore si diffonda e ricopra la terra come le acque del mare ricoprono queste immense superfici che sembrano così belle ma sono dei grandi vuoti riempiti dalle acque dei mari. Che ognuno di noi possa essere riempito dalla conoscenza del Signore. E adesso domandiamo ad Aurora che ci legga il testo della seconda lettura dell'Apostolo San Paolo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi concede di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù. Perché, con un solo animo e una voce sola, rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi. Per la gloria di Dio. Dico, infatti, che Cristo è diventato servitore dei circoncisi, per mostrare la fedeltà di Dio, nel compiere le promesse dei padri. Le geni, invece, glorificano Dio con la Sua misericordia. Come sta scritto, Per questo ti loderò fra le genti e canderò inni al Tuo nome. Sono molto belle le parole che abbiamo ascoltato da Aurora. Iniziamo subito dalla prima, dove l'Apostolo Paolo dice che la scrittura esiste per nostra istruzione. La scrittura è la Bibbia e quindi la Bibbia Dio l'ha ispirata perché noi ne traessimo utilità. Non andrei avanti se prima non mi permetto di dare un consiglio. Se c'è qualcosa che ci nuoce come cristiani, come cattolici, è il fatto che non conosciamo la Bibbia. Forse non è difficile avere la Bibbia in casa, ma è certamente impegnativo leggerla. Ecco perché questa parola dell'Apostolo Paolo deve essere come un programma di vita. È stato scritto per la nostra istruzione e quindi abbiamo desiderio di conoscere la Sacra Scrittura. Ma qui l'Apostolo, in questo testo che manda i Romani, precisa proprio a che cosa deve servire questa istruzione che deriva dalla Bibbia. Dice che deve servire alla perseveranza e alla consolazione. Deve servire alla perseveranza e perseveranza significa che se noi oggi siamo devoti, se noi oggi vogliamo bene al Signore, noi questo dobbiamo fare non solo per un giorno o per un mese o per un anno, ma questo dobbiamo fare per tutta la vita. Cioè la scelta religiosa non è una scelta provvisoria limitata ad un periodo della propria esistenza, no. La scelta religiosa invece è tale da coestendersi a Tutta la nostra vita. Quanti anni viviamo? Dieci anni, dieci anni, noi stiamo con la parola di Dio in mano. Ottant'anni, noi stiamo 80 anni a leggere, a riflettere, a meditare sulla parola di Dio. E dice che dà la perseveranza, e dice che andiamo alla perseveranza dà la consolazione. Se vogliamo comprendere che significa la parola consolazione, noi dobbiamo pensarne un'altra. E questa parola è il suo contrario, la desolazione. Chi è desolato? È desolato colui che in sé non ha più forza. È il latino solamen, desolare, che significa come svuotare di forza, di energia rinchiudere qualcuno nel vuoto della sua solitudine. Se invece noi siamo accompagnati dalla parola di Dio, allora non siamo soli, allora non siamo desolati, ma siamo consolati. Se permettete vorrei riflettere su un episodio di questi giorni che certamente esprime la desolazione dell'uomo. Il suicidio a 95 anni compiuti del regista Monicelli. Io direi di non badare a tanti particolari che per un motivo o per l'altro sono o saranno superati. C'è per esempio un elemento, il fatto che non si sono voluti i funerali religiosi e questo dimostra che, nella vita sociale di quest'uomo, vi sarà stata una distanza dalla religione. Possiamo dire che è stato un ateo e chi siamo noi a poter dare un'affermazione del genere? Possiamo soltanto dire che non è stato molto intimo né con preti, né con frati, né con le pratiche religiose. Questo sì che lo possiamo dire, ma questa non è la religiosità. La religiosità non è nell'essere amici di un prete. La religiosità è nell'essere amici di Dio. La religiosità è nella gioia di vivere con Dio. Invece il nostro regista, che pone tragicamente fine ai suoi giorni, suicidandosi, forse per il timore della sofferenza, forse perché c'era questo tumore che lo minacciava, qualunque sarà stata la causa, rimane il fatto, una vita rifiutata, cioè ritenuta ormai non degna di essere vissuta. E questo d'onte deriva? Questo deriva dalla desolazione dell'uomo. Ecco perché la verità di un uomo non è nel suo successo, successo culturale, successo economico, successo politico. Non è nella fama, nell'essere tenuti sul palmo di una mano, non è nell'essere punto di riferimento sapete non è neanche nell'essere intelligenti, nell'essere istruiti. Il successo di un uomo è nella sua compagnia con Dio, perché questo è quello che ci consola ed è così che noi evitiamo la desolazione. Di qui l'Apostolo Paolo trae una conseguenza e cioè dire Sentire come Gesù e accoglierci reciprocamente come e opera di Dio con i suoi figli dei santi tra di loro. Così noi diciamo la visione profetica di Isaia che vedeva la pace nel creato, si traduce nel testo di San Paolo, nella pace tra gli uomini perché gli uomini ci troviamo ad avere gli stessi sentimenti di Gesù, perché gli uomini ci troviamo a partecipare tutti con gioia all'amore di Dio. Ascoltiamo adesso il Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo conversatevi, perché il regno dei cieli è vicino. Egli infatti è colui del quale aveva parlato il profeta Isaia quando disse: Voce di uno che grida nel deserto: Preparate le vie del Signore, raddrizzate i suoi sendieri E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello e una cintura di pelle attorno ai fianchi. Il suo cibo erano cavalletti e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a Lui e si facevano battezzare da Lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: Razza di vipere! chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente. Fate dunque un brutto degno della conversione e non crediate di poter dire dentro di voi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figlie d'Abramo. Già la scure è posta alla radice degli alberi, perciò Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Io vi battezzo nell'acqua per la conversione, ma colui che viene dopo di me è più forte di me e io non sono degno di portargli sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala e pulirà le sue aia, la sua aia. E raccoglierà il suo frutto nel granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Giovanni Battista, che parla in maniera molto seria. Tutto questo possiamo riassumere in una frase. La vita religiosa non è uno scherzo. Se c'è un ambiente nel quale non bisogna mai scherzare o giocare, è quello che riguarda il contesto della vita religiosa. Che cosa succede per cui Giovanni si indigna? Che mentre egli svolge il suo apostolato nel deserto vicino al fiume Giordano, Sadducei e Farisei vanno da lui. Sembrerebbe che vadano in maniera devota. E invece vanno per scrutare, diremmo, per spiare, per rendersi conto se veramente Giovanni è un uomo di Dio. Vanno per indagare, non vanno per conoscere, tantomeno per apprezzare. Vanno per trovare argomenti che giustifichino il loro giudizio negativo su Giovanni Battista. Di qui l'indignazione di Giovanni che li chiama razza di vipere. E dice loro una cosa molto importante che noi dobbiamo tenere presente. Dice di non fantarsi di avere Abramo per padre, per cui essendo discendenza di Abramo hanno la garanzia di essere graditi a Dio di essere destinate al paradiso. No, non è così. L'essere gradite a Dio non dipende dal fatto che noi abbiamo una faccia o abbiamo un paio di gambe e neanche dipende dal fatto di essere figli o padri, cioè di essere inseriti in un contesto familiare o in un contesto sociale. La religione cristiana è un fatto eminentemente interpersonale tra il singolo uomo e Dio. Ecco perché Giovanni dice loro, non vantatevi dicendo abbiamo Abramo per padre e questo quindi basterebbe. No, non è questo quello che basta. Quello che invece basta ed è proprio necessario, Giovanni lo dice molto bene, quanto dice di quelli che bisogna fare per essere graditi a Dio. E per essere graditi a Dio è necessaria l'umiltà, non è necessaria l'arterigia, la superbia, fatta a fatto. E infatti Giovanni dice chiaramente in questa maniera. Ogni albero che non dà buon frutto viene tagliato via e gettato nel fuoco. Qual è quest'albero che viene tagliato via e gettato nel fuoco? L'albero che è sterile. E su tutto questo discorso di Giovanni campeggia lo sguardo che si dà alla fine del mondo, e cioè a dire come si raccoglie il frumento e lo si conserva nel granaio. Mentre la paglia viene destinata al fuoco, così chi è stato buono, chi nella sua vita ha avuto frutti di bontà, costui sarà salvo, sarà battezzato nello Spirito Santo, e quindi sarà gradito a Dio. Chi invece avesse avuto una vita sterile, sterile sindante di buone opere, e quindi vi fossero state delle cattiverie, delle ingiustizie, delle prepotenze, tutto quanto questo significa una condanna come la paglia che è condannata ad essere bruciata. Allora noi possiamo ricavare una buona istruzione di carattere spirituale, anzitutto leggere la sacra scrittura. Che è stata scritta per noi. Leggere per essere perseveranti, leggere per essere consolati. In questa consolazione e in questa perseveranza, noi vivremo nella pace del Regno di Dio che attendiamo con amore. Ed ora passiamo a un altro argomento. Dicevo che avremmo parlato del profeta Elia. Ne parleremo quest'oggi per la prima volta e ne parleremo anche nel nostro secondo incontro. Elia il tesbite. Per comprendere la storia del profeta Elia è necessario che noi abbiamo presente la situazione che si era creata nella storia del popolo di Israele. Ricordate che abbiamo parlato di Salomone e dopo di Salomone sarà il re di Israele, suo figlio, che si chiama Roboamo. Ma Roboamo governa così male da provocare una separazione, e quindi le tribù del nord, dieci tribù e quindi la parte maggiore del popolo ebraico si separano dal regno di Roboamo al quale invece aderisce la tribù di Giuda e quella di Beniamino che era una tribù piuttosto piccolina. E quindi la storia dei due regni sarà anche una storia di infedeltà, sarà una storia di contrasti, infedeltà a Dio ed anche di contrasti degli israeliti al nord. Contro i giudei al sud. E la situazione di infedeltà è dovuta ai rapporti diplomatici, ai rapporti politici, per cui, imparentandosi le famiglie regali con le famiglie regali dei paesi vicini, questo portava anche a una permeabilità dal punto di vista religioso. Ed ecco allora che si cominciano ad onorare le divinità dei popoli vicini, che nulla avevano a che fare con la storia e l'identità di Israele. Queste due situazioni porteranno Israele prima e Giuda dopo alla fine, alla distruzione del regno. Oh, allora a questo punto viene proprio da poter dire, ma... Questo profeta Elia quale ruolo ha avuto nella storia? Di lui non abbiamo nessuno scritto, ma abbiamo quasi un'epopea. Ricordiamo alcuni avvenimenti. Elia dice che a causa dell'idolatria che si è diffusa nel popolo di Israele, allora vi sarà una siccità che durerà per anni. È chiaro che non gli credono, ma siccome la società si verifica, allora Elia viene inseguito come colpevole. E in questa situazione si colloca un episodio, un episodio che vuole portare, diremmo quasi, a un giudizio definitivo rispondendo a questa domanda, chi è il vero Dio? È il Dio dei padri, il Dio di Israele o è il Baal? e quindi la divinità dei popoli in mezzo ai quali Israele si trova inserito. Baal ha il suo culto, ha i suoi profeti, e quindi c'è una sfida. E si fa questo ragionamento in un certo senso molto semplicistico, ma anche molto convincente. E si dice così. Offriamo a Dio un sacrificio, però il fuoco non lo dobbiamo accendere noi, ma lo deve mandare Dio dall'alto, dal cielo. Ed è così che i sacerdoti di Baal preparano il sacrificio, ma fuoco dall'alto non ne viene. Elia prepara il suo sacrificio, lo innaffia, lo irrora di acqua, prega e il fuoco dal cielo avviene. E dunque Elia ha ragione e invece i profeti di Baal hanno torto. Saranno eliminati. Ma questo non, diciamo, significa per Elia il successo. Anche se dopo questo episodio l'acqua ritorna, c'è una regina Jezabele che ha deciso di farlo morire ed è per questo che Elia fugge fugge lontano si sente come braccato tra il suo popolo nel suo territorio di questa fuga di Elia e di quelle che segue noi parleremo la volta prossima intanto il racconto che riguarda Elia noi lo troviamo nel primo libro dei re chissà non potrebbe capitare che si cominci a leggere la Bibbia da questo primo libro del re e un consiglio amichevole che stiamo dando. E adesso una um, riflessione ed anche una sorta di racconto che vogliamo fare. Se ci domandassimo chi è il protagonista del risorgimento, è chiaro che dobbiamo dire che il protagonista è stato il conte Camillo Benzo, che era conte di Cavurro. E lui il protagonista e diciamo che si troverà a morire pochi mesi dopo che viene compiuta l'unità d'Italia. Qual era il... Problema, secondo Cavour il più grave che si doveva risolvere per attuare l'unità d'Italia siamo così come periodo storico tra il 1859 e il 1860 la Lombardia è stata annessa al Piemonte e con la Lombardia anche i Ducati e le regioni che sono nel in centro Italia anche qualche territorio dello Stato pontificio. È in corso la spedizione dei mille e tutte le marche saranno conquistate dalle truppe piemontesi che andando a Napoli impediranno che Garibaldi proclami la Repubblica e faranno in modo che invece il Regno di Napoli e la Sicilia siano annesse al regno di Sardegna. Rimaneva invece lo Stato pontificio e quindi Cavurro dice che questo è il problema più serio, perché l'inserimento di carattere diplomatico che aveva la Santa Sede nell'Europa era certamente maggiore che non gli stati della penisola italiana. D'altro canto c'era la Francia dove era imperatore Napoleone III che premeva perché non ci fossero più ostilità nei confronti della Chiesa ma si trovasse un accomodamento. La formula che Cavour utilizzava, la conosciamo tutti, era quella di dire libera Chiesa in libero Stato. Che significava l'Italia è libera dalla presenza dello straniero e in questa Italia libera dalla presenza dello straniero anche la Chiesa dovrà essere libera. Se uno sta attento alle parole, certamente si rende conto che le parole sono molto significative. Chi rifiuterebbe la libertà? Nessuno. E quindi. Il fatto di dire libera chiesa in libero Stato significava un programma quanto mai accettabile. D'altra parte questa formula non era stata inventata da Cavour, ma era stata inventata da Montalembert ed era stata già attuata in diversi paesi dell'Europa, specialmente nei Paesi Bassi e poi in modo particolare nel Belgio, tanto che dagli anni 1830 in avanti si dirà sempre la libertà come in Belgio. Una domanda allora, come mai questo programma si attuava in tanti paesi dell'Europa e non si è attuato in Italia? E qui noi dobbiamo dire che abbiamo due no perché si attuasse questo programma. Un primo no è quello che deriva dal Papa e un secondo no è quello che deriva da Cavour. Sembrerebbe strano che colui che propone una tale formula in realtà dica di no. Vediamo di comprendere perché. Il Papa dice di no accedere cedere lo stato pontificio e ad accettare come garanzie per la sua indipendenza e la sua libertà accettare la protezione delle leggi italiane. Come mai il Papa dice di no? Credo che il Papa dica di no per due ordini di considerazioni. Accettando la protezione delle leggi italiane il Papa sarebbe diventato in pratica un suddito del Regno d'Italia, sarebbe diventato come facente parte di un protettorato italiano. E questo certamente non era sufficiente per garantire al Papa la sua libertà di apostolato nel mondo. Non era facile per due ragioni. Primo perché non tutti i paesi del mondo sarebbero stati amici dell'Italia. E quindi cosa avrebbe fatto il Papa con un paese nemico dell'Italia ma, ma che con il Papa aveva rapporti? Problemi molto concreti che si attueranno nella storia, specialmente quando l'Italia è in guerra con l'Austria. Ma non è soltanto questo il problema, il problema è anche un altro. Il momento in cui tu sei libero perché protetto, la tua libertà praticamente ti è regalata da qualcuno che così come te la regala te la potrebbe anche togliere. E invece era necessaria una garanzia di carattere internazionale, quale nella società europea era data dal diritto internazionale o il diritto che riguardava i rapporti tra stati sovrani e lo stato della Chiesa poteva giustamente vantare di nei suoi inizi ben la metà dell'ottavo secolo e quindi c'era da oltre 1100 anni ma credo che la causa maggiore sia il no che diceva Cavurro? E qui la cosa sembra molto strana, e invece non lo è. Perché? Perché se noi abbiamo presente la politica ecclesiastica che si fa nel Regno di Sardegna da quando Cavurro ha il potere, e in modo particolare dal 1854 in avanti, è una politica che ha portato all'espulsione dei Vescovi del Regno di Sardegna ha portato alla eliminazione di tutti gli ordini religiosi, la privazione di tutti i beni di cui le parrocchie erano dotati. C'era l'impedimento per ogni prete di poter esprimere delle opinioni senza il benestare del governo. Allora, quale chiesa? libera si era creata nel regno di Sardegna. Nessuna chiesa libera. Era una chiesa schiava del potere politico, il quale rispondeva a una logica. L'unico potere sovrano è quello dello Stato e quindi il potere politico. La Chiesa non è uno Stato e quindi non può essere sovrana è una società di diritto privato e quindi come tale sottomessa allo Stato da vivere nell'orbita dello Stato. A Cavour fu detto perché Cavour, sollecitato da Napoleone III, aveva incaricato un signore di Roma di nome Pantaleoni perché iniziasse dei pur parler, dei contatti con il Papa Pio IX a Roma ed arrivare a una soluzione pacifica di questo contenzioso. E si fece notare a Cavour che non era possibile arrivare a un accordo di pace mentre si faceva guerra alla Chiesa, cioè Cavour vuole andare d'accordo col Papa e il Papa gli avrebbe ceduto lo Stato, e nel medesimo tempo Cavourro in pratica umiliava e perseguitava la Chiesa. Allora questa era una situazione insostenibile. E quando qualcuno fece notare a Cavourro che c'era questa incongruenza, Cavourro disse che non era importante che il Papa dicesse di sì. Era importante un'altra cosa, che le diplomazie dell'Europa sapessero che Cavourro aveva tentato di accordarsi col papa perché solo questo tentativo lo poneva dalla parte della ragione e poneva il papa dalla parte del torto. Beh, bisogna riconoscere che Cavour aveva una grande intelligenza politica. Ma forse ne aveva tanta di intelligenza politica da non essere stato in grado di superare una difficoltà in Pionono. E invece era la situazione più facile per Pionono. Perché? Perché quando Pionono diviene Papa nel 1946, per due anni l'alfiere della libertà in Italia e come carta costituzionale e come indipendenza dei singoli paesi è stato Pionono. Infatti si parla perché due anni del fenomeno del piononismo? Perché tutti saltavano Pionono, al punto che Metternich, il cancelliere austriaco, dice: Ma mai e poi mai potevo pensare che la Chiesa avesse un Papa di carattere liberale. Come mai Pionono cambia? Lo vedremo in qualche altro incontro, come è stato il cambiamento di Pionono, che avviene tra il 1848 e il 1849 e quindi non è che Cavour si trovasse con un uomo ostile per principio alla concezione liberale, si trovava con un uomo che era stato favorevole, era stato costretto a guardarsi ed aveva la testimonianza continua di quella che era una reale persecuzione della Chiesa. Beh, allora diciamo in maniera molto, non dico scherzosa, ma quasi, diciamo in questa maniera, io non posso chiedere a una persona, vieni, sii d'accordo con me e lo prendo a ceffoni. Quello dice, ma un momento, me lo dice prima, ce li scambiamo. De pugni tu, de pugni io, ma no, che mi dice, vieni, facciamo pace, noi siamo amici e io poi ti pesto e questo certamente non è ammissibile, ma questo è quello che accadde allora 150 anni fa. È stato un errore. Gli errori si pagano, ma gli errori si possono anche correggere. Ed ho la ferma convinzione che un sistema democratico sia il più adatto, il più idoneo perché i conflitti si possano risolvere. Abbiamo così terminato. Auguro a tutti la buonasera, a ben rivederci.